Allora, ragazzi, sentite qua, vi faccio un altro bel ragionamento stamattina nella confusione. Avete notato che se uno nasce ricco, no? Non so, tipo l'apo, nasce ricco. Lascia fare l'apo. No! L'apo. Ah, vabbè, Un altro rampolo, un altro fanno. No, questo qua muscoloso, Gianluca Vacchi. Ok. Muscoloso. Ok, quello di muscoloso. Gianluca Vacchi, non è che ha fatto i soldi, ha ereditato dei soldi, quindi non c'è una capacità sua superiore agli altri. Poi magari è bravo in quasi tante cose, però insomma, ha ereditato i soldi. Ok. Mm-hmm. Se lui è ricco, mm-hmm, di famiglia, mm-hmm, e si fa i video con la Porsche, con la Ferrari, con la villa, così tutti Se Bonolis, che è nato povero, è diventato ricco, va a Ibiza con l'aereo privato, merda, con l'aereo privato, capito? C'è questa tendenza che se tu sei ricco di famiglia puoi fare lo sborone, come dire, sei un'altra categoria, mentre se tu sei uno di noi non devi farci vedere che hai fatto i soldi, perché sarà un po' come a dire che sei meglio di noi, che loro noi non ci siamo impegnati abbastanza, in your face, e che qualche, quella ricchezza lì in qualche modo me l'hai rubata a me, perché tu eri povero come me, com'è che adesso sei ricco? Vuol dire che hai, non hai pagato le tasse, vuol dire che c'è sempre qualcosa di losco, ti gira il culo, capito? C'è un raccomandato, hai tagliato la strada, hai fatto questo, allora mi vuoi dire inconsciamente che io non sono bravo? No, tu devi sempre stare schiscio a piedi, regionale. Story of your life. Hai capito? No, un po'. Vabbè, io tanto non è che sparanzo tanto in giro, perché non è che forse c'ho... proprio per quello. No, io sono così, va a posto, però voglio dire, non mi interessa quando vado. Devo spendere. Ma questo per dirvi che c'è nella nostra testa che se uno è felice, in qualche modo non c'è posto per noi, cioè ci ha rubato un posto, come se i posti fossero limitati, no? Allora sentite qua. Vai. An infinite number of seats in the theater of happiness. Cazzo. So we in our minds have started to believe that we think now if you're booking a cinema theater or a movie theater, there's a finite number of seats. You've got to get tickets to the Olympics, there's a finite number of seats. Okay. Allora. C'è un numero infinito di posti a sedere nel teatro della felicità. Invece nella nostra mente a un certo punto abbiamo iniziato a pensare diversamente. Se vuoi prenotare un posto a teatro o al cinema ci sono posti limitati. Se vuoi comprare i biglietti per andare allo stadio o alle Olimpiadi i posti sono limitati. Se vuoi partecipare a un festival o qualunque anche concerto per qualche anche se l'arena è molto grande ci sono i posti limitati. Posti limitati, biglietti esauriti, liste d'attesa. Questi concetti di esclusività, scarsità e finitezza associati al piacere oramai sono scolpiti dentro di noi nel profondo. Solo pochi ne possono godere. Ma nel teatro della felicità i posti a sedere sono infiniti, anzi ce n'è uno, c'è proprio una poltroncina con scritto il tuo nome. È lì che ti aspetta, è sempre fredda perché non si siede mai nessuno. Il fatto che io sia già lì dentro non significa che tu non possa entrarci e viceversa. Se tu sei già seduto, posso entrarci anch'io. Appena ti rendi conto di questa cosa, non ti resta che reclamare il tuo posto a sedere, un posto che nessun altro può occupare. A quel punto, una volta che avrai iniziato a vivere così, sarà molto più facile collaborare con gli altri, crescere insieme e costruire insieme. Avete qualche domanda?